Con coach Meneguzzo è arrivata una sconfitta, ma per buoni tratti della partita ve la siete giocata quasi alla pari. Ma noi sapevamo che venivamo a confrontarci con una delle squadre più titolate di questo campionato per cercare di entrare dentro nei playoff. Chiaramente questa non era la partita per noi più facile. Conosciamo benissimo questo campo perché siamo venuti qua anche l'anno scorso e siamo anche riusciti a violarlo, però sicuramente questo è un altro tipo di squadra, molto più equilibrata, e direi che non ho niente da recriminare ai miei giocatori. Complimenti allo Scauri, mi sarebbe piaciuto che ci fosse, direi, qualcuno da amministrare con un pochino più di carattere. Beh, forse i giocatori, l'intero roster ha dimostrato una grinta veramente buona, anche motivati dal fatto che era l'ultima spiaggia per inseguire i playoff. No, non è l'ultima spiaggia, perché Gaeta va ad Ostuni, noi giochiamo con Monteroni, esiste ancora una partita. Grazie a Dio noi abbiamo uno sport che è pulito e di conseguenza ognuno farà il proprio dovere, per cui non è detto che magari Gaeta faccia un miracolo e noi riusciamo a vincere con Monteroni. Ma c'è ancora una speranza, e la speranza è l'ultima a morire. Non diamo niente per scontato, proviamo ogni possibilità, sarà solamente domenica prossima a quest'ora che sapremo se saremo o non saremo dentro i playoff. E allora un in bocca al lupo a voi per questi ultimi decisivi 40 minuti. Grazie mille, un grande in bocca al lupo a Scauri per i playoff.